Una chiesa vicina, in uscita, missionaria, con un passato di sofferenza, ma che guarda con speranza e con fiducia al presente. I vescovi del Cile, in visita ad Limina, hanno presentato a Papa Francesco la loro realtà in due diversi incontri. Uno scambio di vedute che è espressione della Chiesa sinodale come la desidera il Pontefice. Una novità molto apprezzata dai presuli, come sottolinea l'arcivescovo di Santiago del Cile, il cardinale Riccardo Ezzate Andrello. Abbiamo avuto 3 ore magnifiche, bellissime, di dialogo, di condivisione, di presentazione di problemi, di risposte fraterne e non solamente di risposte che vengono dalla cattedra, ma di risposte che ci invitano a trovare anche risposte nel dialogo tra di noi vescovi. È la prima volta che io assisto a una visita al Limina con questa forma. E abbiamo potuto ascoltare da parte di Pietro l'orientamento, la parola di fiducia, la parola di coraggio che veramente avevamo bisogno di sentire. Coraggio e fermezza dinanzi alla deriva laicista che anche in Cile, con una delle economie più solide del continente latinoamericano, ha gettato i suoi semi. C'è tendenza a mettere la libertà assoluta al centro di tutto, favorendo l'ideologia del gender, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, a depenalizzare l'aborto. Il mondo e la cultura del Cile è una cultura secolarizzata, ma abbiamo anche una chiesa viva, piena di laici impegnati, di giovani che nella realtà della giovinezza cercano la strada della vita. Ci sono esperienze che fanno scuola, come quella di 2000 giovani che scelgono di impegnare le loro vacanze per costruire cappelle o vanno in missione per aiutare la povera gente. Giovani che in molte famiglie sono la prima generazione in grado di accedere all'università e questa è una vera novità per il paese. Per loro e con loro la Chiesa deve praticare la pastorale dell'orecchio, come ama ripetere Papa Francesco, evangelizzare in modo nuovo, partendo dalle mani, passando per il cuore e poi arrivare all'intelligenza. Una Chiesa di testimoni, non con la giacca cristiana, sottolinea il cardinale Ezzate Andrello, ma con la carne cristiana. Oggi la Chiesa del Cile, risanata dallo scandalo della pedofilia, è una Chiesa che offre il suo aiuto nella mediazione per il riconoscimento del popolo Mapuche, 1,5 milioni di persone che vive ai confini tra il Cile e l'Argentina. Il popolo Mapuche è un popolo generalmente molto pacifico, un popolo contemplativo della natura. Una delle difficoltà che mi hanno fatto presente i caciche in quell'epoca mi dicevano, vede? Qui noi non abbiamo neppure più le sacerdotesse della nostra religione, perché sono finite le erbe medicinali che crescevano nei boschi. Hanno tagliato tutti i boschi, hanno piantato pini e eucaliptus perché dà molto denaro il legno. E con questo è scomparso parte della nostra identità. Però è un servizio che la Chiesa offre, tante volte menosprezzata da parte dello Stato o da altre, però quando c'è qualche bisogno urgente, tornano da noi a chiedere questo aiuto. Ma siamo lì per servire.